Carissimi amici, ben ritrovati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo. Credo che sia la 24esima puntata, quella che sta per iniziare, e ci apprestiamo a entrare subito nel vivo di questo step ulteriore. Abbiamo cercato di porre le basi nelle catechesi precedenti della prima parte del grande percorso che occorre fare, un percorso di guarigione. Guarigione significa rivolgersi a Gesù e riconoscere a Gesù la capacità di guarire le ferite profonde che ci portiamo nel cuore. Ferite profonde che, come abbiamo visto nella prima parte di questo nostro viaggio, di questa nostra avventura, in parte ci vengono da quello che ci hanno fatto, genitori, amici, familiari, colleghi o chiunque di loro. E in parte deriva da quello che noi ci siamo fatti quando, in maniera oggettiva, quindi consapevole o non consapevole, a seconda delle circostanze, purtroppo abbiamo abbracciato il male oggettivo. Abbiamo visto le tappe, la celebrazione del sacramento della confessione, l'importanza di perdonare se stessi, di perdonare il prossimo e di chiedere perdono. Ovviamente in tutti questi processi, nel primo, Gesù interviene in maniera sacramentale, quindi attraverso la potenza del sacramento della confessione. Abbiamo visto anche l'importanza della confessione generale, preparata e fatta bene. Negli altri percorsi, Gesù entra come colui che ci consente di perdonare, perdonarci e chiedere perdono. E attraverso la preghiera, attraverso il contatto profondo con Lui, nella preghiera personale, soprattutto attraverso il contatto diretto con l'Eucaristia, si può entrare in contatto più che con il lembo del suo mantello, quindi con lui in persona, quindi con una potenza guaritrice straordinaria. Anche domenica scorsa, nella sacra liturgia, c'era l'episodio dell'emorroissa, secondo poi la redazione di Marco. Quindi questo è un buon punto di partenza. Vi ricordo il testo memorabile a riguardo del caro amico Don Fabio Rosini, vi ricordo il titolo, anche perché adesso non so se questa sera riusciremo anche a vederne qualche piccolo passaggio. Ecco, non vorrei né fare troppa pubblicità e nemmeno però, come dire, rubare la bravura altrui, no? Si chiama L'arte di guarire, l'emorroissa, il sentiero della vita sana. E quello che volevo evidenziare è che nel Vangelo di Marco è veramente straordinaria la concentrazione su un punto focale, che è questo. Questa donna aveva girato per una vita a cercare una soluzione per il problema, aveva speso un sacco di soldi, oltre che un sacco di tempo, e non solo che non era guarita, ma era peggiorata. Quindi, cosa significa? Ecco, significa che fuori di Gesù non c'è soluzione, non c'è salvezza. Le è bastato toccare il lembo del mantello, come notavo nell'omelia di domenica. Non è che Gesù l'ha guarita, lei se l'è quasi presa la guarigione, nel senso che l'ha quasi aspirata da sé, perché il contatto con la fede ha fatto sprigionare da Gesù la forza guaritrice. Questo Vangelo è fondamentale perché ci fa capire che una cosa importantissima, cioè che Gesù, se dipendesse da lui, ci guarirebbe a tutti quanti. Ma come dice nel Vangelo, il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra, perché oggi la fede, figlioli miei cari, non c'è più. Non c'è. Gesù non viene percepito come l'unico salvatore. Ora, volevo, ecco, dove si tocca oggi il mantello di Gesù? L'abbiamo già introdotto. Ecco, volevo
volevo adesso leggere un pezzettino, ecco, del testo di Don Fabio, un pochino come racconto, perché oggi dobbiamo cominciare a parlare della conversione, che non basta la guarigione, ci vuole anche la conversione. Allora, quando Don Fabio passa a considerare il tocco del mantello di Gesù, dice, noi abbiamo toccato, questa tocca il mantello di Gesù, e se io oggi lo voglio toccare, dove lo trovo il mantello di Gesù? Dove lo trovo Gesù? E così dobbiamo mettere un punto fondamentale anche, perché di questo la gente oggi non se ne rende conto. Quanta gente dice di credere, cioè un parroco, la sa a memoria questa storia, cioè gli ha fatto una testa, cioè, io credo, padre, non si preoccupi, cioè io sono cattolico, sono credente, dico, prego Nostro Signore a casa mia, vi dico le mie preghiere, cerco di fare delle opere buone, quindi c'è una presupposta vita credente che è totalmente, cioè qui sono diventati tutti quanti, anche i cattolici se mi si passa, neoluterani, d'accordo? Lutero diceva che la fede è una cosa tu per tu, tra te e Dio. È un fatto privato, te la vedi tu. Cioè, sapete che purtroppo Martin Lutero ha distrutto tutti i sacramenti, ha lasciato solo il battesimo, perché pure l'Eucaristia non è un sacramento vero, cioè, anche se loro pensano che lo siano, perché non c'hanno i sacerdoti, quindi non consacrano, ma macello. Finite le mediazioni ecclesiali, cioè, salvo qualche predicatore che ha il compito di annunciarti la parola, perché tu possa fare quell'atto di fede fiduciale, di abbandono, perché così il Signore ha già pagato tutto quanto per te, ti copre con la sua misericordia e la questione è finita. D'accordo? Questo è proprio detto in due parole. Ma ci sono un sacco di battezzati che sono o atei di fatto, o pagani di fatto, oppure luterani di fatto. D'accordo? Quindi alla faccia, insomma, del dialogo ecumenico. Dobbiamo fare a casa nostra il dialogo ecumenico con queste situazioni. Ora, il contatto con Gesù avviene attraverso un posto dove ciò che era di lui visibile è passato. Si chiama Chiesa, dice. Adesso leggerò un passaggio di Don Fabio, no? Se cerchi Gesù sul GPS, lo trovi in mezzo ad un popolo confusionario, spesso impresentabile, eppure tante volte sorprendente. Si chiama Chiesa. Gesù sta da quelle parti perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, Matteo 18:20. Puoi cercarlo dove ti pare, puoi fare l'individualista quanto vuoi, ma il Signore Gesù fuori di lì è molto più difficile da trovare. Per incontrare il Signore bisogna incontrare i cristiani. I cristiani sono spesso molto poco adeguati al loro nome, ma il Signore Gesù è uno sposo fedele. Anche nei periodi più bui, e di certo in questo nostro periodo non è che siamo proprio sotto la luce del sole, perdonatemi l'espressione, il Signore si è sempre manifestato in mezzo alla sua Chiesa, suscitando novità, santità, bellezza, amore. Spesso la sua Chiesa è una sposa nevrotica e infedele. Ma quando ha cercato il suo sposo, lo ha sempre trovato ad aspettarla. Non credo esista dimostrazione più limpida della misericordia e della potenza di Dio, della sopravvivenza della Chiesa sui propri peccati. Peccati, se mi permetto, insomma, di correggere l'espressione non molto felice di Don Fabio, la Chiesa non fa peccati, i figli della Chiesa fanno i peccati, ma la Chiesa i peccati non li fa in quanto sposa di Cristo, no? Adesso non però facciamo un trattato di ecclesiologia, se no diventa troppo complicato, no? Anche adesso non temete, d'accordo? Ci sono molte persone che sono tristi, sono inquiete per tante cose che si vedono in giro a vari livelli, dove in maniera più preoccupante, dove meno preoccupante. Allora, Dio non si è dimenticato. D'accordo. Anche nei momenti più bui, nella Chiesa ci rimane sempre Gesù. E nella Chiesa Gesù si trova e Gesù suscita nella Chiesa e attraverso la Chiesa ministri idonei, realtà, situazioni tali da favorire l'incontro con Lui. Nessuno dubiti,
mai di questo. Nessuno si faccia portare via questa fede, neanche vedendo le cose più brutte, le cose più scandalose che sono successe in mezzo a questa cosa che si chiama Chiesa. Tante volte noi facciamo i puristi, riprendo la citazione, storciamo il naso di fronte ai cristiani che ci circondano per poi dover ammettere un istante dopo che non siamo migliori di nessuno. La Chiesa non è il posto migliore del mondo, talvolta è il peggiore, specie per i santi, quelli veri, che nella Chiesa non è che sono stati tutti quanti proprio agio, eh? Andatelo a chiedere a Padre Pio se è stato proprio tanto a suo agio nella Chiesa. Insomma, il Padre Pio è vissuto nella Chiesa quando ancora la Chiesa era abbastanza forte, cioè a cavallo, almeno la prima parte della sua esistenza, fine del 1800, fino agli anni 50, tutti quanti, come dire, anche i più grandi tradizionalisti, insomma, sono d'accordo che la Chiesa, sì, c'erano delle situazioni, ma fondamentalmente delle bordate provenienti dal di fuori, la compagine interna ecclesiale era ancora abbastanza retto gli urti, no? Eppure, anche in quella Chiesa, a parere specialmente di una certa parte, diciamo così, ecclesiale, il modello ideale, quella Chiesa ha distrutto Padre Pio, insomma, non tutti ovviamente, no? Però le proprie componenti gerarchiche sì, e anche in maniera abbastanza forte, no? Quindi, talvolta è il peggiore, specie per i santi, quelli veri, ma è il posto dove sta Gesù, dove puoi toccare il suo mantello, perché è lì che trovi il suo corpo e il suo sangue. San Francesco d'Assisi dice una cosa dei preti nel testamento, scritto di suo pugno. Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che anche se mi facessero persecuzione voglio ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone, mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà, nemmeno se avessi la sapienza di Salomone. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori. Boh, a me mi viene una notazione polemica, perché ogni tanto la mia indole profonda, per quanto cerca di tenerla a bada, c'è fuori, no? Oggi tutti quanti, San Francesco, San Francesco, San Francesco, col Papa che porta il nome di San Francesco. Chi è che sottoscrive queste parole? Dai, tra tutti quanti gli entusiasti di San Francesco e pure di Papa Francesco. Vediamo, quanti sottoscrivono queste parole qui? Queste sono le parole di San Francesco, eh? Questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori. Chi è che sottoscrive? Questo qui parla dei preti. Attenzione, del prete, chiunque esso sia, eh? Non del prete che mi piace a me. Non del prete che penso che sia santo, poi bisogna vedere se lo è veramente. Chi è che sottoscrive queste parole? Siamo tutti altri bravi. Da Francesco, da Francesco, da Francesco, da Francesco, da Francesco, da Francesco. Sottoscriviamo queste parole? E non voglio considerare in loro il peccato, perché in essi io riconosco il Figlio di Dio, sono miei signori, ancora, miei signori, ancora, miei signori. Sapete perché un prete si chiama Don? Non tutti lo sanno, lo detto in qualche catechesi. Don è il diminutivo di Dominus. Dominus significa signore. Perché il prete, per questo che si chiama Don, è il rappresentante del Signore, cioè la sua persona, dalla persona del Signore, è indisgiungibile. Anche se fosse il più grande criminale. Questo certamente offende molto il Signore. Dopo la vita terrena, certamente un sacerdote che dovesse macchiarsi di gravi cose senza pentirsi, certamente non è paradiso, d'accordo? Ma questo non autorizza a non considerarli come propri signori. Lo dice San Francesco, non lo dico io, Questo è Testamento di San Francesco, Fonti Francescane, numero 112-113, d'accordo? Ovviamente Don Fabio, quando cita, riporta la fonte, no? E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue Suo, che essi ricevono ed essi solo amministrano agli altri. Vuoi guarire? Così chiudiamo il capitolo guarigione. Hai bisogno di un contatto con la vita, con la V maiuscola,
E con l'amore sconfinato del Signore Gesù, e per farlo hai la necessità di toccare il mantello di Gesù, ma se vuoi farlo, ti tocca venire in mezzo a questa armata brancaleone che è la Chiesa. Ti tocca avere a che fare con questa gente controversa, che spesso è un ostacolo, ma non devi mollare. Ti dispiace? In fondo stai leggendo un libro, chi sta ascoltando, chi ascolterà questa catechesi, lo fa le mutatis mutandis, stai ascoltando una catechesi di un prete. Io sono un prete, Don Fabio è un prete, niente di più. Un povero uomo qualsiasi, lui stesso talvolta perplesso sulla Chiesa, lo è Don Fabio e lo sono pure io, d'accordo? Lo confesso proprio senza nessuna difficoltà, ma questo non significa che non la amo, che non la servo, che non la rispetto dalla prima all'ultima carica gerarchica che sta in essa, anzi la onoro e le obbedisco come ho promesso il giorno dell'ordinazione. Ma che devi ammettere di aver sbagliato e tanto e di essere stato salvato dalla Chiesa mille volte, anzi di più. Io questo sottoscrivo evidentemente alla lettera quello che Don Fabio dice. È nella Chiesa che trovi il Signore molto più facilmente che altrove. Allora, oggi volevo introdurre, attraverso queste parole, la centralità. Quindi, per arrivare alla vita di cielo, d'accordo, noi dobbiamo cominciare a camminare verso il cielo. Se uno legge la Lumen Gentium, si dirà: il regno di Dio ancora non è venuto sulla terra, eh? Noi lo invochiamo ogni giorno nel Padre nostro, avremo modo di riprendere questo discorso più avanti, questo ciclo di catechesi. Ma attenzione, dov'è l'inizio del regno di Dio? Questo lo dice Lumen Gentium, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Consiglio Vaticano II. Dove inizia il regno di Dio? Nella Chiesa Cattolica. E quindi occorre andare in cerca di Gesù lì. Perché la Chiesa Cattolica, questo è il tema di questa sera, amministra e custodisce delle cose fondamentali. Primo, i sacramenti. E secondo, annuncia la verità. Come farai tu a smettere di stare male, di sanguinare? Per smettere di stare male dovrai cominciare ad osservare tutti i comandamenti e non solo tutti i comandamenti. E chi te li dice quali sono i comandamenti? E chi ti insegna cosa esprimono i comandamenti? Cosa esigono? La Chiesa. Insieme ai comandamenti dovrai imparare a conoscere il Vangelo, quindi cosa pensa Gesù, come Gesù è andato oltre la legge dell'Antico Testamento, non negandola, ma sublimandola, portandola ancora più in là e aprendo percorsi di santità disponibili per chi vuole puntare alla autentica felicità anche in questo mondo. Quando Gesù ha pronunciato le beatitudini, che sono la magna carta di ogni percorso di santificazione, ha detto: beati, 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 beati. Tu devi sapere una cosa, il cristianesimo annuncia una ricetta, tutti quanti oggi vogliono le ricette, la ricetta per la felicità. Noi ce l'abbiamo una ricetta per la felicità, eh? È la santità. Se vuoi essere felice, devi farti santo. Tutto qui. Devi farti santo. Se vuoi essere felice. Questo è quello che nella Chiesa, attraverso il Vangelo, sentirai e imparerai a fare, se vuoi. Il contatto con Gesù, mediato dalla Chiesa, richiede un passaggio fondamentale. Il passaggio fondamentale che si compie in alcuni momenti importanti della nostra esistenza, ma che non è mai compiuto fino alla fine, quindi perché comincia
ma non cesserà mai più di essere, è la conversione. La conversione. Conversione significa decidersi per Gesù. Oggi possiamo, diciamo, sintetizzare questa nuova parte del percorso con un altro brano evangelico fondamentale. Il brano del giovane ricco. Lo desidero un attimino vedere un po' con voi. Vi leggo il testo e lo leggiamo insieme come prima cosa. Allora, vediamo la redazione secondo Marco. Siamo nel capitolo 19. Versetto 16. Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Prima leggo il commento. Egli rispose: Perché mi interrogi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ed egli chiese: Quali? Gesù rispose: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Ho sempre osservato tutte queste cose, che mi manca ancora? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e segui. Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze. Il Vangelo poi prosegue perché, però non interessa questa parte qui. Allora, andiamo a ripercorrere insieme. Un tale, che alla fine viene definito un giovane, si avvicina al maestro, lo riconosce come maestro, quindi come uno che ha un insegnamento autorevole. Che cosa devo fare di buono, attenzione, per ottenere la vita eterna? Attenzione, qui quando noi sentiamo vita eterna, non dobbiamo pensare semplicemente al paradiso. Vita eterna significa in greco è vita che non finisce, cioè che dura per sempre. Allora, torniamo all'emorroissa, no? Le perdite di sangue, le ferite, sono perdite di vita, d'accordo? I malesseri. Quindi le depressioni, tutte queste cose qui, le angosce, le paure, sono perdite di vita. Gli sta chiedendo che cosa devo fare di buono perché non muoia più, perché possa stare bene. Per ottenere la vita eterna vuol dire la vita che non muore. Cioè, che cosa devo fare per essere felice? E attenzione, Gesù risponde. Perché mi interrogo su ciò che è buono? Uno solo è buono. Attenzione, cosa gli sta dicendo? Mi hai chiamato maestro, ma se mi interroghi su ciò che è buono, dato che buono è solo Dio, stai attento che se mi fai questa domanda mi devi riconoscere come Dio, quindi devi pensare che quello che ti sto per dire non viene semplicemente da un uomo, ma viene da Dio. Primo step, vuoi entrare nella vita? Osserva i comandamenti. Osserva i comandamenti. Hai cominciato a percorrere il percorso di guarigione? Non ha senso percorrere un percorso di guarigione se poi vai di nuovo a prenderti a coltellate e lo farai al primo peccato mortale che commetti. Quindi il primo step per entrare nella vita che non muore è l'osservanza dei comandamenti. Io non tratterò in questo ciclo di catechesi tutti quanti i 10 comandamenti, perché chi vuole approfondire ce n'è un altro dove li sto affrontando uno per uno, che si chiama La sana dottrina cattolica, dove li andrà ad approfondire, altrimenti, cioè, a parte che non finirebbe più, ma dopo andiamo a creare i duplicati, no? I comandamenti però sono il minimo. Quali? Chiede Gesù, gli cita, attenzione, interessante, dal quarto all'ottavo e poi genericamente ama il prossimo tuo come te stesso. Guarda caso, mancano i primi tre. Cioè gli cita i comandamenti che riguardano l'amore del prossimo, non quello che riguarda l'amore di Dio. Perché? Perché
perché gli sta spiegando il segreto, lo sta introducendo al segreto della felicità. Infatti il giovane dice: ma io questo lo sapevo osservare, che mi manca? Allora, se vuoi essere perfetto, attenzione, qui non dobbiamo intendere questo termine, anche perché poi in greco è teleios, quindi non dobbiamo intendere questa cosa in maniera semplicemente moralistica o diventerò perfetto. Ah, no, se tu vuoi davvero la vita eterna, quindi se vuoi portare a compimento, teleios, questo desiderio, lo sai che devi fare? Tutto con me e tutto per me. Tutto. Quindi lo sta invitando, attenzione, non tutti devono lasciare tutti i beni, a che cosa? A non accontentarsi dei 10 comandamenti, ma a tendere alla santità, ad abbracciare il cammino di perfezione. Non significa che tutti quanti dobbiamo fare come San Francesco, quindi spogliarci davanti al papà e rimanere nudi e cominciare una vita di povertà assoluta, altrimenti. Ma questo vale per tutti quelli che desiderano investire su Dio e che fondamentalmente credono a una cosa. Qual è la ricetta della felicità? Esiste. Dove la vado a trovare? Sarò felice se c'ho tutte quante, se sfogo in tutti i modi possibili tutti quanti i miei piaceri possibili e immaginabili. Quindi facciamo sesso, droga e rock and roll. Questo ti darà la felicità? Datti un'occhiata in giro, controlla se le persone che fanno questa vita sono così felici. Non voglio rievocare i miei vecchi cicli di catechesi sulla musica rock e il satanismo, ma moltissimi cantanti rock sono morti giovanissimi, con morti orribili, chi suicida, chi morti misteriose o cose di questo genere, eppure insomma di droga quante ne volevi, di sesso quanti ne volevi, di rock and roll quante ne volevi. Non mi sembra che siano proprio l'emblema e l'immagine della grande felicità. Nei soldi? Datti un'occhiata in giro, insomma. Datti un'occhiata in giro e verifica se tutti quanti questi ricconi sono veramente felici. Con i soldi ti puoi procurare tanti piaceri e tanti beni, ma sono tutte quante cose che durano poco e finiscono presto. Io non conosco neanche un ricco felice, mai conosciuto. Conosco molti ricchi angustiati, preoccupati, che cosa hanno da preoccuparsi non si sa, e soprattutto avari, perché l'avarizia è il peccato dei ricchi, non dei poveri. Dove sta la felicità? Nel diventare qualcuno? Vuoi diventare il presidente del consiglio? Di questi tempi te lo sconsiglio un po' perché non è un incarico molto popolare. Vuoi diventare vescovo? Vuoi diventare papa se sei un prete? Beh, insomma, domanda ai vescovi e ai papi di oggi se dall'essere vescovo, nel senso con le responsabilità che comporta, e dall'essere papa è quello il senso di io comando, io ho potere, io sono la massima autorità possibile. Mi metto la mitra in testa, porto il pastorale, mi chiamano eccellenza. Sicuro che questa è la felicità? Datti un po' un'occhiata in giro, insomma. Qui sto parlando di bene di questo mondo, no? Gli onori, i piaceri, i soldi, gli averi, i diletti, la stima del prossimo, che gli altri ti considerino bene. Guarda quanto dura. Guarda quanto dura, io ho imparato nella mia misera esistenza proprio di non fare nessunissimo conto del giudizio degli uomini, ma non perché sono diventato virtuoso, per carità, non lo sono, ma perché ho constatato, capite, che una persona che disordinatamente e indebitamente ti osanna, non c'è niente da osannare in un essere umano, a proposito, dato che è un tema così molto attuale, noi gli osanna non li facciamo a nessuno, d'accordo? Noi gli osanna li facciamo a nostro Signore, c'è cioè il santo che dice Osanna nell'alto dei cieli. Ecco, e le ginocchia le pieghiamo dinanzi al nostro Signore, perché dopo il santo si piegano le ginocchia davanti a Dio. D'accordo? Piegare le ginocchia è una cosa molto seria. E piegare le ginocchia, per quanto mi riguarda, si fa davanti a Dio solo. Oppure, ma sempre con l'intenzione di rivolgersi a Lui, davanti a
la Madonna, ma perché è piena di grazia, perché è capolavoro dell'Altissimo, oppure davanti a un santo, quando si venerano, che si prega davanti a una statua. Ricordiamo San Giovanni Paolo II, che grande testimonianza che dava su questo, no? E nonostante, insomma, gli acciacchi, anche quando avevo una veneranda età, io me lo ricordo, San Giovanni Paolo II, quando era in seminario a Roma, farsi tutta quanta il Corpus Domini da San Giovanni Laterano a Santa Maria Maggiore, su quella camionetta bianca dove c'era lo stensorio, immobile in ginocchio, raccolto con lo sguardo fisso al Santissimo Sacramento. Insomma, non era un fanciullo. Io me lo ricordo. Noi pieghiamo le ginocchia davanti al nostro Signore. E basta. Basta. È Lui il nostro Dio. È Lui il nostro Salvatore. È Lui il nostro tutto. Allora, tu ci credi che la santità è il segreto della felicità, o pensi che sia in tante altre cose? Se diventi una fotomodella, se diventi un'attrice, se diventi un cantante famoso, una cantante famosa, un calciatore, un grande sportivo, un grande tennista, che ne so, pilota di Formula 1, che ne so, immagina tutte quante le cose possibili e immaginabili di questo mondo. Monnezza, monnezza. Noi abbiamo il segreto della felicità, che è la santità. E decidersi per Gesù significa, che cosa ha fatto il giovane ricco? Se n'è andato via triste. La chiave, tristezza, triste è il contrario di felice. O no? Il contrario di felicità qual è? È tristezza, no? Si chiude a Gesù, attenzione, bellissimo, no? Gli disse Gesù nel Vangelo di Marco, nel parallelo di Marco, perché Marco è sempre il numero uno, con i gesti di Gesù. Dice Gesù, fissatolo, lo amò. Lo amò. Quanto sei stato amato tu, che sei stato battezzato. Siamo stati battezzati. Tu puoi diventare un altro Cristo in terra. Tu puoi raggiungere le vette più alte della santità. Fino alle più alte tappe della vita mistica. Capace che tu possa avere un rapimento anche in questa vita, avere un momento di estasi con il Signore. Guardate che io lo sto dicendo, ma non è che sto scherzando, non dobbiamo desiderare le cose straordinarie, ma Santa Teresa diceva che quelle cose pazzesche che scrive nel Castello Interiore, cioè chi... Castello Interiore è un testo un pochino impegnativo, perché insomma Santa Teresa dice sempre che era ignorante, però insomma... Non è un testo di spiritualità abbordabile, divulgativa. Per stargli dietro ci devi stare con la testa, e ci vogliono anche alcune categorie teologico-filosofiche per capire qualcosa di quello che dice, perché già parla di cose cioè, di cui non abbiamo esperienza sensibile, perché che cos'è il volo dello spirito, che cos'è il rapimento, che cos'è, come dire, il matrimonio spirituale, il fidanzamento spirituale, cioè, non credo che tutti quanti ne abbiano esperienza, insomma, no? Però lei dice, guardate che queste cose non si pensi che sono appannaggio di una categoria ristretta di eletti, come gli gnostici, no? Dove c'è stata qualche piccola congrega che può già aspirare, oppure qualche ordine molto severo. Ah, certo, lei era una carmelitana scalza, quindi lì a quei tempi c'era una vita molto austera, quindi invece noi poveri mortali. A Roma dicono, ma di che? È per tutti. Non tutti si mettono però in condizione di accettare quell'invito. Molti, al miraggio, cioè che cosa gli sta dicendo Gesù? Perché i beni? I beni sono un po' una cartina tornasole. Perché i beni sono i soldi, i beni sono la rappresentazione della sicurezza personale, terrena,
è anche la rappresentazione, la quintessenza della felicità terrena, perché se tu hai i soldi ti puoi togliere qualunque sfizio, puoi raggiungere qualunque tipo di piacere e stai al sicuro. Se i soldi non ce l'hai, come faccio poi? E il radicalismo di San Francesco è proprio da intendere in questa prospettiva, cioè io non voglio niente perché io in Gesù c'ho tutto, ma proprio tutto. E San Francesco è il santo della perfetta letizia. Qui non si tratta di fare i pauperisti o di fare i comunisti o di fare tutte queste cose qui, cioè si tratta di capire il senso spirituale di queste cose, il senso profondo. Allora, se qualcuno non c'ha interesse, come dire, alla santità, diciamo che il ciclo di catechesi può essere considerato quasi finito. Perché se uno si accontenta di una vita, dice, lo stretto è indispensabile. Allora, hai fatto la confessione generale? Hai chiesto a Gesù che ti sistemi un pochino di cose che ti porti dietro? Hai raggiunto una certa, come dire, tranquillità? Dice, vabbè, cominciamo ad andare un po' a messa la domenica, a confessarci una volta ogni tanto, eccetera, eccetera. E i comandamenti cerchiamo più o meno di starci senza troppe cose. A me basta questo. Allora, una vita, come dire, distrutta non dovrebbe riguardarti più. Certamente una vita però felice ne nemmeno, perché per essere felice non basta accontentarsi dello stretto indispensabile, perché chi si accontenta dello stretto indispensabile conduce una vita molto molto arrancata, stentata, raggiunge certamente la salvezza, ma anche dopo la morte probabilmente andrà incontro a tempi più o meno lunghi o più o meno intensi di purificazione, necessariamente. Comunque, questo non deve essere lo spauracchio di quello che succede dopo. Pensiamo sempre che tra il prima e il dopo c'è una grande consonanza. Io ho fatto un tweet qualche giorno fa che c'era un riferimento, mi sembra che fosse un tweet, al messaggio della Madonna di Medjugorje. Mi perdoni chi non ci crede, insomma, ma lo cito per far capire il senso, no? Dato in occasione del 40° dell'apparizione, il 25 giugno scorso, dopo aver parlato magistralmente, a mio avviso, dell'importanza di pregare perché si rimanga integra la pace, la concordia e la libertà, due beni fondamentalissimi per noi figli di Dio, a un certo punto dice io vi voglio vedere felici, adesso mi ricordo l'espressione felice, voglio che stiate bene anche in questo mondo. Qualcuno comincia a dire, no, 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 allora abbiamo ragione, questa non è la Madonna, perché a Lourdes la Madonna ha detto a Santa Bernardetta, non ti prometto di farti felice in questo mondo, ma nell'altro. Però attenzione, perché qui purtroppo, figlioli miei cari, si gioca sull'equivoco delle parole. Quando dice non ti prometto di farti felice in questo mondo, non dice che un cristiano non è felice in questo mondo, perché la Madonna era felice in questo mondo, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Certamente la Madonna è stata costellata di sofferenze e di croci, ma la Madonna era felice in questo mondo. Nessuno più di lei sa che solo con la grazia di Dio nel cuore puoi essere felice anche in questo mondo. Dire felice in questo mondo è come dicesse, non ti prometto di farti felice secondo i canoni del mondo. Qual è la felicità secondo i canoni del mondo? Oh, mangiare, bere, dormire, divertirsi, non avere nessuna croce, nessun fastidio, nessuna preoccupazione. Guardate, questa cosa non esiste, questa cosa qui, d'accordo? Questa cosa la Madonna non la promette mai. E non è questa la felicità che ci promette il nostro Signore, perché non è in questo che consiste la felicità. In questo mondo certamente ci sono le tribolazioni e le croci. Quando Gesù chiosa il Vangelo che abbiamo ascoltato, perché gli apostoli dice, oh mamma mia, dice quanto è difficile che un ricco entra nel regno dei cieli, dice, e mo così chi si può salvare? E Gesù dice, impossibile presso gli uomini, non presso Dio. Gli apostoli intervengono, dice, ma noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E Gesù dice, chi mi ha seguito avrà 100 volte tanto in case, padri, madri, fratelli, sorelle, campi, mogli, figli, insieme a persecuzioni. Lo dice?
Ma dire 100 volte tanto significa tutto ciò che questi importantissimi beni affettivi ed anche effettivi, perché i campi sono beni materiali, rappresentano, in Dio lo trovi centuplicato, qui, non solo dopo. Non bisogna mai pensare alla fede cattolica, questo è un'altra, come dire, pensiero oggi un po' meno, ma un tempo un pochino più diffuso, no? Allora, la vita cristiana è una vita di sacrifici, di sofferenze, di rinunce, di, come dire, di divieti e proibizioni a non finire. Noi li sopportiamo, perché dopo ci sarà, speriamo, forse, il paradiso. Questo, insomma, liquidarlo sic et simpliciter non è bello, non è neanche riverente per magari qualcuno che c'ha, però questo non è proprio corretto. Noi non possiamo e non dobbiamo intendere la felicità che Gesù ci offre come l'assenza di sofferenze e tribolazioni. No. Perché queste sono necessarie in questa vita, anzi indispensabili, e non perché il nostro Signore si diventa a farci soffrire, ma perché senza queste non è possibile sfuggire ed essere protetti, sanati, purificati dai tentacoli del male e del peccato. La croce esiste perché esiste il peccato, e in questo mondo nessuno di noi sarà mai completamente fuori pericolo, nessuno. Ma anche il più grande santo che esiste sul pianeta Terra. Ma la felicità è felicità vera, è felicità vera. Allora, e come faccio? Bene, mi interessa, mi interessa, mi interessa. Che cosa bisogna fare? Allora, per seguire il cammino della santificazione occorre abbracciare uno stile di vita cristiana intenso. Facciamo un pochino di esempi. Allora, supponiamo una persona che si accontenta dello standard, d'accordo? Quindi che può interrompere l'ascolto delle catechesi con questo cile. Che cosa gli dice la Chiesa nella sua sapienza? Dice: vado in mezzo all'armata Brancaleone, ricomincio a frequentare la chiesa perché lì si trova Gesù. Allora, partiamo dal minimo sindacale, d'accordo? Da quello al di sotto del quale metti a repentaglio la tua salvezza, perché la chiesa, col suo cuore di madre, quando interviene, specialmente quando dà poi delle leggi, ci sono anche delle leggi della chiesa, i precetti generali della chiesa si chiamano tuttora, si chiamavano di più un tempo. Ti dice: sta attento, figlio mio, perché la Chiesa nel suo grembo annovera uomini liberi. Attenzione a questo tema della libertà. Uomini liberi, per cui qual è l'unico limite alla vera libertà? La libertà cessa di essere tale quando diventa libero arbitrio, cioè quando non è più esercitata come scelta tra beni. Questa è la libertà. Ma tra scelta tra il bene e il male. Ora, scegliere il male, che è una cosa possibile per noi esseri umani, è una cosa folle però, da cretini, da stupidi, perché abbiamo visto quali sono le conseguenze che il male produce. Tutto il nostro stare male, se abbiamo capito il senso della prima parte di questo ciclo di catechesi, è semplicemente malefatto e male subito. È male qualificabile come morale, come male oggettivo. Per cui scegliere il male è da cretini. È per questo che San Giovanni scrive nelle sue lettere, dice: chiunque è nato da Dio non pecca, chi pecca non l'ha mai visto né conosciuto, cioè non va al di sotto del minimo. Se vuoi entrare nella vita, anzitutto osserva i comandamenti. Mettiti al minimo. Qual è il minimo? Torniamo al catechismo della prima comunione della Cresima. Le preghiere del mattino e della sera, cioè un minimo di preghiera al Signore gliela devi donare. Un minimo. Un minimo. Quindi, almeno, se uno non prega mai,
pecca. Andare a messa tutte le domeniche, adesso cioè, mi pure vergogno un po', e comunicarsi almeno a Pasqua, previa confessione almeno annuale, confesserai al Signore i tuoi peccati almeno una volta l'anno, ok? Poi, confessione prima di morire, viatico prima di morire, sto parlando proprio del minimo sindacale, d'accordo? Oppure confessione quando ti viene in mente di fare la comunione e sai di essere caduto in un peccato mortale. Le cose che abbiamo imparato a catechismo. Questa è la vita. Molti pensano che sia il male, cioè sono un cattolico praticante, nel senso che vado a messa la domenica. E allora tutto mi ripeto a dire, è tutto qui? È tutto qui? Allora, con questo standard di vita, ripeto, diceva Santa Teresa d'Avila, tanto per, l'abbiamo già citata, se tu ti attieni a questo minimo, e certamente cerchi però di stare alla larga, almeno dai peccati gravi, quindi non è che li commetti abitualmente, possono essere un incidente di percorso, che poi almeno una volta l'anno o in procinto di qualche comunione, no, ti vai a confessare, spero. Se tu stai a questo livello minimo, che è quello che poi la Chiesa ci raccomanda, attenzione, la penitenza, il mercoledì della cena e il venerdì santo c'è digiuno, tutti i venerdì di quaresima astinenza stretta dalle carni, astinenza dalle carni tutti quanti i venerdì dell'anno, la conferenza episcopale italiana ha dato la possibilità nei venerdì non di quaresima di sostituirla con altra preghiera, elemosina, opera buona. Io ho sempre sconsigliato perché se si sostituisce veramente va bene, ma siccome poi è molto facile dimenticare, io credo che è meglio rimanere nel solco della tradizione e mantenere questo gesto penitenziale, insomma, del venerdì, no? Fatto questo, tu stai a posto con la legge, d'accordo? Che significa? Non è soltanto fatto giuridico, significa che non stai andando oltre, non stai mettendo a repentaglio la tua salvezza. Santa Teresa dice: chi non fa questo, la salvezza è in pericolo. Perché questo bisogna farlo per essere salvi, eh? Quindi, ok? Nessuno, cioè, col fatto che dice: ma Gesù è talmente buono che anche in punto di morte se ti penti, ma questo è da sciocchi. Noi non possiamo, come dire, sfidare la divina provvidenza e fare una vita di peccato lontano da Dio. Ah, ma tanto se poi mi converto all'ultimo minuto e la misericordia del Signore all'inferno non mi ci manda. Questo è ragionare proprio da sciocchi, insomma, da scriteriati, per non dire, insomma, di peggio, no? Dentro questo recinto ci sta poi uno... C'è un mondo. Facendo sempre un pochino di esempi, dato che non voglio rifare tutte quante le cose sui 10 comandamenti, confessarsi una volta l'anno, posso confessarmi anche un po' di più, quanto... o magari ogni volta che mi sento l'ispirazione di fare la comunione. La comunione posso anche non farla solo una volta l'anno, potrei farla anche un po' più spesso. La Chiesa raccomanda, come noi sappiamo, che la celebrazione domenicale andrebbe vissuta in condizioni tali da potersi accostare alla Santa Comunione, per chi ovviamente ha la possibilità oggettiva di stare in grazia. Sappiamo che ci sono alcune situazioni problematiche, non è questa la sede per parlarne perché non stiamo parlando di queste cose in questo ciclo di catechesi, d'accordo? Ecco. Quindi, quante comunioni farò? Punto interrogativo. Questo dipende da te. Quante confessioni farò? Questo dipende da te. E se mi venisse voglia di andare a messa un pochino più spesso? Benissimo, maggiore santità, questo dipende da te. E se mi venisse voglia di pregare un po' di più, che soltanto con le preghiere del mattino e della sera, quindi 5 minuti la mattina e 5 minuti la sera, cominciare a pregare un po' di più, dire una corona del rosario, questo dipende da te. Dirne due,
Questo dipende da te. Imparare a fare la meditazione? Questo dipende da te. Imparare a recitare con la Chiesa la liturgia delle ore? Questo dipende da te. Fare un po' di adorazione eucaristica? Questo dipende da te. Ammessa che faccio, arrivo all'ultimo momento 5 minuti dopo o arrivo 5 minuti prima? 10 minuti prima? 15 minuti prima? Mezz'ora prima? Un'ora prima? Questo dipende da te. Fatta la comunione, che faccio? Scappo via alla Speedy Gonzales appena cessato dalla benedizione o mi fermo un po' a ringraziare Gesù? 5 minuti? 10 minuti? Un quarto d'ora? Mezz'ora? Un'ora? Questo dipende da te. Allora, capite come sto già. Quindi il senso di questo. Allora, il segreto della santità è in una grande unione con Gesù, perché la vita con la V maiuscola, cosa si dice al Vangelo di Giovanni? Cosa non c'era che? In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La vita è lui, noi non ce la possiamo dare da noi stessi. E quindi il nostro tasso di felicità terrena, terrena non vuol dire mondana. Terrena nel senso che abbiamo detto come anticipazione, come possibilità di vivere veramente da figli di Dio felici già in questo mondo, dipende da te. Cosa faccio del mio tempo libero? Dipende da te. Mi dedico ai piaceri o leggo un bel libro formativo? Ascolto una catechesi. Che faccio? Vedo la televisione? Mi ubriaco con tutte quante le belle notizie che stanno dando ormai da un anno e oltre a questa parte qui, ecco, con cimiteri e bollettini di guerra quotidiani, quindi mi vado a far prendere l'angoscia o a farmi terrorizzare, oppure mi sento una bella catechesi, non di Don Leonardo, di qualcun altro che è più bravo, per carità, oppure mi leggo un bel testo di spiritualità, un bel libro. Oh, me ne vado in chiesa a farmi un'ora d'adorazione. Facciamo sempre a capirci, non sto dicendo che nella vita non bisogna fare altro, però capite, cioè, anche come va la nostra vita, tutta la nostra giornata, fermo restando alcuni doveri che però noi possiamo scegliere come, quanto e in che grado adempierli, è un continuo esercizio di libertà. Faccio un esempio sciocco, insomma, no? Sabato scorso c'era la partita della nazionale, io non l'ho vista manco una, fino adesso, dicono che fosse una partita impegnativa. C'era la veglia, dico, facciamo la veglia. Dico, ma facciamo sta veglia, vediamo se ci viene qualcuno e se qualcuno si collega. C'è venuto qualcuno e qualcuno si è collegato. Che significa? Attenzione a chi, se vuole vedere una partita, la vede tranquillamente, una partita non c'è niente di male. Ma è meglio vedere la partita o è meglio pregare? Dipende dai punti di vista. Cioè, adesso uno non deve, non si devono vivere queste cose in maniera disordinata, ossessiva, oppressiva. Dico, no, devo per forza adesso, cioè, magari mi sento che mi viene di distendermi un attimo, ma no, è più importante pregare, niente, cioè. Non è questo il senso in cui sto dicendo queste cose. Il senso in cui sto dicendo queste cose è che la nostra vita poi è fatta di scelte. Quello che tu fai te lo ritrovi, quello che tu semini raccogli in continuazione. Faccio soltanto il digiuno il mercoledì delle cene e il venerdì santo o ne faccio qualcuno di più? Punto interrogativo. Facciamo per esempio abbiamo parlato prima di Medjugorje. Vorrei che nessuno se la prendesse, insomma, no? Anche le persone che hanno tutto quanto il diritto, se credono, di dover abbracciare questa posizione, di non crederci, non essendoci ancora un intervento ufficiale da parte della Chiesa, non si è obbligati a credere, no? Quindi è sottoposto, diciamo così, alla coscienza delle singole persone, anche se, come ho già avuto modo di accennare, la Chiesa sta facendo dei passi abbastanza significativi al riguardo, ma
essendo ancora un fenomeno in corso, difficilmente, a mio avviso, si arriverà a un'approvazione ufficiale prima che tutto sia finito. Comunque, lì la Madonna a Medjugorje ha fatto fare un cammino. Uno dei tanti motivi per cui personalmente sono molto incline a credere alla verità di quelle apparizioni è anche proprio la pedagogia. La Madonna comincia, le prime volte che appariva, recitate tutti i giorni sette Pater Ave Gloria. Basta, non ho detto nient'altro. Da sette Pater Ave Gloria nel tempo sono giunti a tre rosari al giorno, messa e comunione tutti i giorni, confessione almeno sentimentale, mensile almeno settimanale, dopodiché fate qualche piccolo sacrificio, dopodiché un giorno saltate un pasto, dopodiché fate una giornata di digiuno, dopodiché fate un triduo di digiuno, dopodiché qualche volta aggiungete il secondo giorno, dopodiché li apportate a farlo tutte le settimane per due volte al giorno e qualche volta qualche triduo oppure qualche novena di digiuno, addirittura. Quindi, gradualmente, chiaramente, non è che si parte dall'oggi al domani. La santificazione è un cammino, non si può passare da 0 a 1000 in un giorno, d'accordo? Però si può decidere: voglio cominciare questo cammino. Allora, io non mi accontento di rimanere a se vuoi entrare nella vita, osservo i comandamenti, ma questo l'ho sempre fatto, che altro mi manca? Perché se ti accontenti di questo qui, ripeto, tutto quello che ci diremo da adesso in poi è per quelli che vogliono qualcosa di più, d'accordo? C'è un bellissimo canto, io voglio di più della tua presenza perché c'è di più, il mio cuore grida, una bellissima canzone, voglio vedere la tua gloria di Mirko e Giorgia, no? Magari potremmo mettere la prossima catechesi come canto d'ingresso. Quindi c'è un ambito. Conversione significa, così chiudiamo, cambio di mentalità. Cioè, io prima pensavo che sarei stato felice se, adesso penso che sarò felice se. Se non, allora, se non c'è questa cosa, cambio di mentalità e quindi cambio di direzione e quindi cambio di vita. Metanoia, teshuva e conversio. Greco, latino ed ebraico, insomma, che descrivono tutta quanta la sintesi del percorso di conversione. Alla luce di Gesù, sarà possibile anche poi affrontare tutta quanta una serie di significative scelte di vita, interne ed esterne, graduali, progressive. A volte significative. Pensiamo adesso che è estate. Come ci vestiamo d'estate? Punto interrogativo. Maschi e femmine. Anzitutto in chiesa, ma anche fuori. Cioè, maturare una sensibilità e una coscienza formata su questi temi richiede un cammino progressivo di santificazione. La prossima volta metteremo un pochino di step. Ok? Bene, così cominciamo adesso entriamo nell'ambito dell'esercizio della libertà. Tutto quello che faremo dopo, perché siamo partiti dal non senso, se vuoi arrivare alla vita di cielo, vorrà dire che tu scegli di investire la tua libertà non solo in Gesù, ma in Gesù al massimo e nella forma massima attualmente conosciuta che esiste sulla Terra. Ecco, se qualcuno c'era la grazia e il coraggio di fare questo, vedrà quello che succede, vedrà quello che succede. Ci vediamo, se Dio vuole, alla prossima puntata. Io vi saluto, vi mando la mia benedizione, Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. E come sempre, ci risentiamo. Presto.